se si facesse subito io vi la prendevo senza fare un altro premiale.
Thank you.
musica pone sulla tavola condivisa tra Dio e l'uomo, la musica sacra contribuisce a far sì che l'esperienza che l'uomo fa del sacro non lo porti fuori dalla sua umanità, ma lo inserisca anche con la sensibilità nel mistero divino. Così si esprime Papa Francesco nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, pubblicata lo scorso 29 giugno. Qui sta tutta la potente bellezza della liturgia. Se la risurrezione fosse per noi un concetto, un'idea, un pensiero, se il risorto fosse per noi il ricordo di altri, per quanto adorevoli come gli apostoli, se non venisse data anche a noi la possibilità di un incontro vero con Lui, sarebbe come dichiarare esaurita la novità del Verbo fatto carne. Invece l'incarnazione, oltre ad essere l'unico evento nuovo che la storia conosca, è anche il metodo che la Santissima Trinità ha scelto per aprire a noi la via della comunione. La fede cristiana o è incontro con Lui vivo o non è. La liturgia ci garantisce la possibilità di tale incontro. Grande è quindi la responsabilità della musica sacra e dei suoi attori nel salvaguardare questa misura umano-divina dell'incontro liturgico. Grande è quindi la gratitudine della Chiesa verso quanti si pongono al servizio della liturgia del canto. È una gratitudine particolarmente viva verso voi, ragazze e ragazzi, che vi dedicate a questo servizio liturgico, certi che anche attraverso le vostre voci la comunità dei fedeli fa esperienza della ospitalità di Dio. Ma il dono che fate agli altri è anche una ricchezza per voi, perché non dovete dimenticare quello che vi disse Papa Francesco 7 anni fa a Roma: il canto educa l'anima, il canto fa bene all'anima. Sia così per ciascuno di voi. È un auspicio che vi giunge da questa cattedrale fiorentina, in cui, ispirandosi alle composizioni del Salterio, i grandi artisti rinascimentali Luca della Robbia e Donatello diedero forma a due cantorie, un tempo alle mie spalle, davanti alle mostre dell'organo, oggi conservate nel Museo del Duomo. Vi effigiarono i vostri precursori, giovani musici e cantori, nell'atto di innalzare a Dio le loro lodi. Accuciniamo oggi anche noi con le parole che furono incise su una di quelle cantorie, il Salmo 150. Laudate Dominum in Sanctis Eius, laudate Eum in firmamento Virtutis Eius, laudate Eum in Virtutibus Eius, laudate Eum secondo multitudine magnitudinis Eius, laudate Eum in sono tube, laudate Eum psalterio et cithara, laudate Eum in timpano et coro, laudate Eum in cordis ed organo, laudate Eum in cimbalis bene sonantibus, laudate Eum in cimbalis jubilationis, omne spiritus, laudet Domini.
offesa, che io porti perdono, dove discordia, che io porti unione. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde hay desesperación, que yo lleve la esperanza, donde hay tristeza, que yo lleve la alegría. Donde hay tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Señor, que yo no cherche pas a être consolé, qu'à consoler, a être compris, qu'à comprendre. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać miłości, co pomóc, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Señor, fes de mi un instrument de la teva pau, que on hi hagi odi, hi posi amor. On hi hagi ofensa, hi posi perdó. On hi hagi discòrdia, hi posi la veritat. On hi hagi dubte, hi posi perdó. On hi hagi desesperació, hi posi la llum. On hi hagi tristesa, hi posi la joia. For it is in giving that we receive, it is in forgiving that we are forgiven, and it is in dying that we are born to eternal life. Grazie Eminenza per aver celebrato questa messa in questa bellissima cattedrale. Grazie al coro del Duomo e al suo direttore, il compositore, il maestro Michele Manganelli. Ringrazio l'amico Alberto Vecchiotti per il tempo dedicato alla preparazione di questo congresso. Grazie, grazie a tutti i cittadini dei Gaudete ed Exultate, in particolare a Daniele Pieroni. I invite you to Rome next year at the end of 2023, from December 28 to the 1st January 2024, for our next International Congress. Thank you. Thank you.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Thank you.
s'en fait un peu plus pour les adultes. Pour les adultes, exactement. Merci beaucoup. Merci. Grazie al nostro maestro. Hai fatto una bella messa. Bravo. Funziona? Ti è piaciuta? Bravo, me la devi rifare. Sì, si rifarà col maggio. Certo, no, non così. No, no. Però Vito, si canta bene, no? Oggi per la prima volta io ho sentito questa chiesa che vibrava, perché purtroppo ormai le nostre liturgie sono liturgie di avventori, non di partecipanti, di gente che viene qui, soprattutto turisti che assistono, non possono partecipare, non partecipano né con la voce né con il canto. No, noi abbiamo qui la cappella musicale che dice Michele, San Giovanni. Sì, sì, San Giovanni. Sono molto contento. Questo legame tra le istituzioni e la